amici, dopo relativamente tanto tempo siamo tornati su Minecraft a provare TikTok, life hack, signori, chiamateli come volete. Fatto sta che sono delle figate assurde. Vi ho già portato altri episodi, in caso vi invito a recuperarli se vi va, occhiolino occhiolino. Nel dubbio invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, perché il video di oggi sarà alquanto esplosivo. Iniziamo. Come sempre ci troviamo nel solito mondo in cui faccio i TikTok. Vi invito a recuperare l'ultimo episodio perché il TikTok che abbiamo creato ha creato questa voragine incredibile, fuori di testa, stupendo, ma anche quelli vecchi diciamo che non scherzano. Oggi invece ne andiamo a creare, quanti sono? 1, 2, 3, 4. Sembrano stupidatine magari agli occhi, questo qua è stracarino, questo è il più carino da vedere. Però sono tutte figate totali. Questo qui non vi spiego ancora cosa serve, vi farò vedere alla fine, ma fidatevi, è una figata totale. Nel dubbio, come vedete, nell'inventario c'ho già degli strumenti per andare a creare il primo, che anche questo strabello, soprattutto facilissimo da ricreare, e praticamente lo facciamo in parte, ma sì, lo facciamo in parte, facciamo 3 di altezza o 4, facciamo 3 di altezza, come ho fatto nell'esempio che avete visto di là, e andiamo a metterci i cosi qua sotto. Qui dobbiamo spaccare per metterci un cancello, mi sembra qui ai lati, esatto, la redstone, ok. Il tappetino ce lo dobbiamo mettere qua, bravo bravo, senza rompere il tutto. E qui, facile facile, ci mettiamo una leva. Ora, sembrerebbe una cosa normale, del tipo un'entrata normale, tranquilla, ok. Se invece ricliccate la leva, vedete che tata, non vi fa passare in mezzo. Io ovviamente sto correndo, sto facendo tutto il possibile, sentite i tasti che si muovono, però non funziona. E lì, sì, avete visto bene. Il secondo TikTok invece è una cosa un po', cioè l'ho visto ovviamente su TikTok, però è un po' più facilina da fare, ovvero fate come e soprattutto dove volete dei buchi da due senza sbagliare. Qua ho già sbagliato. Tipo io ho deciso di farli così totalmente a caso, e dentro tramite l'uovo di coniglio ci buttate appunto i coniglietti poveri. No, coniglietto, tu ti sei salvato per coniglietto, rientri nel buchino, grazie, so che mi guarda. E vabbè, niente, l'abbiamo perso. Dicevo, usate i vostri coniglietti come cavie da laboratorio. Ci sono tutti qua, c'è tutto, sì, perfetto. E poi sostanzialmente salite di 4. Quindi 4 te che ci andate a mettere questo qui. I colori ovviamente li scegliete voi come volete. E andranno a fare da palloncini, diciamo. Vedete che poi tramite una roba che ora vi farò vedere. No, qui cambiamo colore, mettiamo il lima, il lime, chiamatelo come volete. Tech. Ok, e vedete che ho messo tutti, diciamo, i palloncini. Ho deciso di metterne 7. Voi potete tranquillamente metterne 700 miliardi. Sta a vostra scelta e discrezione non cadere nella tana del bianconiglio. Piccola citazione. E ora dobbiamo prendere il coniglietto e attaccarlo qui. Tech, tech. Dobbiamo farlo con tutti i nostri cari e poveri coniglietti che sono delle cavie, come ho già detto in precedenza, ma non diteglielo a loro, altrimenti si arrabbiano. Ma tra l'altro, se farete due buchi non potranno saltare via, quindi occhio a non farne uno, altrimenti i nostri cari e piccoli coniglietti ci scapperanno. E ora per il tocco di classe andiamo a mettere... E ora come tocco di classe andiamo a mettere questa sabbia, anche perché l'altra diciamo che li uccide, dato che la sabbia cade. Fatelo con la terra così non si vede il terreno e sbam, questi sono i nostri palloncini. Cioè, volendo ne potete fare tantissimi, tutti insieme, tutti uniti, che esce una figata totale, fidatevi, figata totale. E io direi che alla vista non sono niente male, fatemelo sapere nei commenti. Comunque utilizzate la concrete che è la cosa migliore. Sì, lo so, voi volete vedere l'ultimo e dite, ma cosa sarà mai quella cosa lì? Tranquilli, ve lo farò vedere. Ma prima passiamo alla nostra armatura all'interno della teca. Ora mi prendo tutti i materiali, tutte le cose, e vi faccio vedere come si fa, è molto facile. Allora, piazziamo un armor stand e ovviamente lo andiamo a mettere di tutto, anche i pantaloni, mica lo vogliamo lasciare in mutande. E qui mi sembra a distanza di uno, sapete che non mi ricordo? Credo a distanza di uno vanno messi i vari pistoni e le varie cose. Non ho preso la redstone, datemi il tutto di redstone, babam, e in teoria è troppo distante. Ok, praticamente ho risolto, ne dovevamo mettere uno davanti e uno dietro, così si è andata a creare una sorta di teca. Volendo possiamo spaccare qui? Sni. Non lo so, questo sta a voi, nel dubbio lo lasciamo singolo. Vedete che questo è uscito meglio. Perché questo qua è uscito meglio, questo qua un po' più fuori? Vabbè, non fa niente, credo. Nel dubbio potete andare poi a metterci in parte tutte le varie cose che volete. Io ci ho messo la sabbia perché avevo la sabbia, però scegliete voi cosa metterci. Questo qua, quello di destra è uscito meglio. Guarda questo quanto è storto. Signor Armor Stand, mi hai deluso. Poteva uscire meglio, però nel dubbio abbiamo la controprova che esce, quindi approvato.
Non lo so, andremo a vedere Ludai, sì, lo so, stiamo aspettando tutti l'ultimo. Comunque, in questo episodio sono tutte cose che potete tranquillamente riprodurre nei vostri mondi, sia vanilla che nonno, per fare gli scherzi ai vostri amici, tipo le cose vecchie. Poi in caso vi farò un recappone a fine episodio, ma adesso vado a prendermi i vari materiali, le varie cose che servono per andare a fare sta cosa strana. E poi vi faccio vedere che funziona, fidatevi, funziona. Allora, per fare sto disagio servono delle scalette di quarzo o quelle che volete, degli stone brick, prendete gli stone brick altrimenti non funziona, la sea lantern, acqua, vabbè, sabbia nel mio caso, la pozione dell'invisibilità e lo spoon egg di sto ciccio coso. Allora, dobbiamo farlo alto 2, lo facciamo qui, dai, quindi 1, 2, perfetto, e dobbiamo metterci una lanterna in mezzo, tac. E le scalette al contrario, quindi scendi, scendi. E ok, ora sopra le scalette ci andiamo a mettere ai quattro lati questi stone brick. E al centro, non chiedetemi perché e per come, ma ci sarà l'acqua che non uscirà. Noi ci accontentiamo, non so come sia possibile, però non mi lamento. E sopra, per andare a chiudere il tutto, altre scale, che però mi sa che l'ho messo al contrario. Signori, mi è scappato il guardiano, dobbiamo ucciderlo. Tra l'altro, quanta vita c'ha? Cioè, vi avevo fatto un mega taglio, è 10 minuti, vabbè, non proprio 10, ma comunque un bel po' di tempo che lo sto picchiando. Guardate quanta vita, sto spammando il... ma che cacchio? E i drop che lascia? Carino. Comunque, volevo vedere come erano messe le scale, sono messe così... Esattamente, però sembra un blocco più basso il mio. Perché è un blocco più basso? Ok, e in teoria una volta messo il tutto possiamo metterci il guardiano. Vediamo di centrarlo bene. Devo prenderci bene la mira. Stuck! Messo bene? Sì, messo bene. E per andare a concludere il tutto lanciamogli la splash potion. Perfetto, quindi diventa invisibile. Ora, per farvi vedere che funziona, intanto mettiamo time set day, perché è giusto che sia così. E soprattutto mettiamo la game mode in vanilla, cioè pardon, nella survival. E vedete che ci attacca. Quindi se voi nel vostro mondo volete andare a creare una sorta di barriera difensiva invisibile, cioè potete fare questa figata, signor... è bellissimo. Cioè ora non vorrei morirci, signor guardiano, non mi... Ok, ci abbiamo un cuore, dobbiamo tornare nella game mode precedente. Quindi scriviamo... Oh, cos'era quella roba lì? Ma mi sa che non ho messo la survival. No, mi sa che ho messo la survival. No, creative. Ok, abbiamo rischiato. E comunque è una figata totale. L'ho fatto tra l'altro un blocco più basso. Dannazione. Vabbè, non fa niente, potevamo fare i doppi guardiani. Che figo. Vabbè, comunque è una figata perché almeno avete delle torri difensive invisibili. Cioè, fuori di testa, signori, fuori di testa. Nel dubbio lanciamo un'altra di quelle. Stupendo. Cioè, io direi proprio che l'ultimo TikTok è stata una figata, proprio nel senso potente, cioè proprio una roba bella potente. Gli altri invece sono stati belli carini, su questo qua un passaggio particolare, comunque carini. E nel dubbio, per concludere l'episodio, volevo farvi vedere questi qua vecchi, che se ve li siete persi, cioè signori, se ve li siete persi, andateli a recuperare, perché gli scherzi ai vostri amici, a parte che sono assicuratissimi, e in più molti di questi sono anche molto carini da fare, tipo questo, il cannone sparafrecce. Il mio preferito, a mani basse, il mio preferito, il creeper sotto il letto. Ce ne sono molti, ce ne abbiamo fatti molti. Scrivetemi nei commenti perché c'è il Wither. Vabbè, ci allontaniamo, facciamo finta di niente, lasciamoli il Wither, ci penseremo più avanti, sono terrorizzato. E niente, scrivetemi nei commenti se volete un altro di questi episodi, però in... Come si dice, con le shaders, perché un paio di episodi l'ho fatti con le shaders, ora 2 o 3 che li faccio senza, magari il prossimo lo volete con. Nel dubbio, spero che questo episodio vi sia piaciuto, mi sa che sono anch'io invisibile, eh? No, non sono invisibile, siamo normali, vi ringrazio per la visione, spero che appunto vi sia piaciuto, ma ve l'ho già detto letteralmente un secondo fa, lasciamo perdere. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2 e un quarto per questo periodo estivo, che magari si protrarrà anche durante l'inverno, non lo so, con un nuovo video. Ciao! Madò, le torri difensive invisibili, signori, fuori di testa.